Doveva essere pronta per l'inizio del 2020 l'area camper che il comune ha deciso di realizzare nel piazzale tra via Lille e via Aldo Moro a Paperino, ma di certo ad ora, in quella data, ci sarà solo l'udienza al TAR della Toscana sul merito del ricorso presentato dal consorzio Macrolotto 2 per lasciare quell'area a parcheggio pubblico. I camperisti quindi dovranno attendere ancora prima di avere un luogo per la sosta prolungata dei propri mezzi, anche perché il consorzio ha ottenuto dal TAR la sospensiva dei lavori di trasformazione. In sostanza è tutto fermo. Bisognerà aspettare la decisione del TAR una volta che avrà ascoltato le ragioni dei due contendenti, da una parte il comune di Prato, dall'altra il consorzio Macrolotto 2. I lottizzanti ritengono che l'eliminazione del parcheggio pubblico previsto nel piano di lottizzazione approvato dal Consiglio Comunale nel giugno 2017, oggetto di una specifica convenzione il mese successivo, pregiudichi l'appetibilità del lotto accanto su cui è prevista un'edificazione commerciale. Il comune da parte sua ritiene prevalente l'interesse pubblico e sottolinea che gli standard urbanistici del lotto commerciale non possono far conto sul terreno comunale. Al giudice decidere chi ha ragione, ma nel frattempo l'area non si tocca per evitare di creare danni a terzi. L'esigenza di uno spazio da dedicare al rimessaggio o sosta lunga dei camper è molto sentita dai tanti possessori di questo mezzo, che al momento sono costretti a rivolgersi a privati oppure a lasciare camper lungo le strade.